Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare del contratto preliminare, detto anche compromesso, dipende un po' in che zona d'Italia ci troviamo, diciamo che qui a Verona è più conosciuto probabilmente come preliminare, che è sostanzialmente un contratto a tutti gli effetti tra le parti, quindi tra acquirente e venditore, ed è di fatto il passaggio successivo che facciamo dopo la proposta di acquisto accettata da entrambe le parti. Non è obbligatorio passare dal preliminare, nel senso che eventualmente si può andare anche direttamente a rogito in certe condizioni, però normalmente, diciamo, tra grande maggioranza dei casi, passiamo da questo contratto preliminare. Okay? Il contratto preliminare, di fatto, vengono stabiliti tutti i tempi, gli acconti, la caparra che andrà versata e si stabilisce tutte le azioni successive che si andranno poi a formalizzare nel rogito. Normalmente si versa la caparra, quindi una parte, diciamo, del prezzo dell'immobile, solitamente attorno a un 10, 15, 20%, e sostanzialmente il contratto preliminare può essere di due tipi, o registrato o trascritto. Il contratto preliminare registrato, ricordo che la registrazione è obbligatoria ai fini fiscali, si può fare direttamente in agenzia tramite l'agente immobiliare, mediatore, e poi va appunto registrato all'Agenzia delle Entrate. Solitamente per un appartamento il costo di registrazione si aggira attorno ai 300-400-500 euro. Okay. Considerate che le sanzioni per mancata registrazione possono poi arrivare addirittura a 1000-1500 euro, quindi insomma sono sanzioni molto importanti, quindi è di fatto da registrare. Può essere anche trascritto. In particolare, la trascrizione è obbligatoria in caso di acquisto di un immobile su carta, di un immobile da cantiere. Diciamo, dal 2019 la legislazione ci obbliga a trascriverlo. La trascrizione va fatta forzatamente presso un notaio, sostanzialmente. Bene, nel prossimo video andrò a descrivere quello che è il rogito, quindi l'atto di compravendita definitivo. E come sempre, se qualcosa non è chiaro, se avete domande, contattatemi pure ai riferimenti sotto. Grazie e un saluto a tutti.